Ciao ragazzi, qui è Brambi e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi ho bisogno di craftarmi una fiasca e una cintura. E allora ho pensato di dire, perché non farlo in video così vi rendo partecipi e vi faccio vedere passo passo come faccio a craftare le cose. E quindi eccoci qui. Allora, questo è il mio inventario. Una cosa molto importante quando si crafta in PoE, se si vuole guadagnare, non bisogna craftare un oggetto, bisogna craftarne 4, 5, 6, perché se voglio un oggetto in un certo modo, fare quell'oggetto in quel modo probabilmente mi costa un putiferio. Ma mentre lo faccio, potrebbe capitarmi spesso e volentieri di ottenere delle cose che valgono molto, ma che non sono esattamente quella che voglio. E quindi, se io tipo adesso le fiasche ne ho qua 6, man mano che cerco di fare quella che voglio io, che è molto difficile da fare, ne faccio altre, le vendo e mi ci pago i tentativi per fare la mia, se no altrimenti mi viene a costare un putiferio. Allora, partendo dalle fiasche. Le fiasche sono la cosa che è più facile da craftare al mondo perché non possono essere rare, possono essere solo magiche. Quindi l'unico modo che abbiamo per craftarle è alteration, transmutation e augmentation. Allora, io nella fiasca cerco increased charge recovery perché mi serve per la mia build. E vorrei tanto movement speed T1, questo è T2, io vorrei il T1, oppure vuoto. L'idea è quella, o movement speed o vuoto. Vediamo cosa viene fuori. Allora, ho il mio filtro in modo che mi fa vedere solo quando ottengo le cose che mi interessano, quindi è già magico. Questo non vale niente, niente. Ok, increase duration, movement speed, increase duration, non serve a niente purtroppo. E anche critical strike chance non è per niente male. Se adesso mi venisse gain one charge con una sola carica costa 20 chaos, 30 chaos. Io questo fiasco l'ho pagato 5 o 7 chaos. Fiaschi vuoti schifosi li si trovano a livello 85, mi raccomando. Si trovano dai 5 ai 10 caos l'uno. Niente, questo è andato. Ne proviamo un altro. Due charges. Queste qua, le charges hanno sempre un valore. Devo mettere anche questo 30 caos. Non è tanto 30 caos per una fiasca, però mi escono così, così al volo. Dovrei puntare solo su quelle belle. È giusto per darvi un'idea di come si può guadagnare un pochino. Così, in genere sotto i 100 caos non vado a vendere. Ok, questa è ottima ad esempio. Queste tre cariche quando si è colpiti da un nemico. Io ci metto rigenera vita. Questa 50 caos, 60 caos. Pensavo di più in realtà, eh. Però 50 caos. Non mi sto avvicinandomi. Oh, 46 non è tantissimo. Però ecco, questa può diventare. Vabbè, io ci rimetto sempre questa che secondo me è il craft più bello che c'è. Ho bisogno di movement speed dopo perché sennò non ce l'ho. Vedi, 60 caos, 150, un divine. Questo può essere già più interessante. Io questa la tengo perché questa mi serve. Ma solo 46, vorrei un 50, a dire il vero. Fammi vedere un attimo come sono le altre. Ok, questa l'ho guardata e 100 caos di sicuro riesco a venderla. Abbiamo ancora questa, io ne vorrei una più bella, vorrei una col 50. Questa è ottima anche questa. Sono 10 caos. Io punto sempre su questo craft che è uno dei migliori. Con questa roba va a 150 caos, ottimo. Però ecco, se non avete questo craft, potete rollare finché non compare fuori qualcosa di bello. Che qualcosa di bello compare spesso e volentieri. Io adesso da quando ho trovato questo, faccio questo perché è molto conveniente, perché è una cosa che non hanno in tanti. Si ottiene con il Cinder Swallow Urn, che è una fiasca che mi dà Katarina quando l'ammazzo. Dammi questo, e spieghiamoci un attimo il filtro perché adesso ho bisogno di... Allora, le cose che servono a tutti sono 14% movement speed, assolutamente serve a tutti, però maximum charge fa schifo, oppure evasion, oppure armor, questo no perché less duration fa schifo,
Questo è sempre duration, e niente. Questo, vedi, 60% increase evasion per massimo. Una carica, 110 caos. Io ovviamente adesso mi riprendo uno di quelli da 30 caos che facevano schifo. Provo a vendere questo. Il damage di Chasina di Shield non lo vuole nessuno. Però ecco, se lo svendete, tipo quello lì lo vendete a 15 caos, ve lo prendo, non ci avete fatto su un charger cover, T2, la speed, T2, 2 T2 non varrà niente, 15 caos, 20 caos. Bello che gli alteration non costano quasi niente. Perché 12, non 14, questo sarà 14, era bello. 12. Io questo esempio lo metto a 50, dovrei venderlo in fretta. Questo per ora me lo tengo, che non posso ancora usarlo perché non posso togliere questo, perché ho bisogno di movement speed. Però ecco, avete visto, cioè un po' di soldi li ho fatti. Ok, facciamo l'ultimo. Speriamo di... Questo è bello. Vai. No. 51. E 31. 31, 51. 21. Dai, e mezzo. Ma io questo provo a metterlo a 150 caos anche questo, tanto non potrebbe valere molto di più, ma non mi interessa. E con questo abbiamo fatto le fiasche. Allora ragazzi, come faccio a prezzare gli item? Se non volete usare programmi esterni, potete andare ogni volta sul trade, mettere il valore di quello che avete raggiunto, fare una ricerca e vi dice come fare. Quello che faccio io è usare Awaken PoE Trade, che è un add-on che praticamente fa la stessa cosa. Io premo Ctrl D, ad esempio sulla fiasca, faccio cerca e lui automaticamente mi cerca il mercato con questi dati. Mi fa vedere questo è il mio e questi sono gli altri che ci sono, quindi vedo anche già la mia concorrenza e riesco a capire cosa fare. Allora, questo add-on va scaricato e installato, io sotto vi metto il link perché secondo me è davvero comodo. Si va sul sito, che è questo, si clicca qua se avete Windows o vabbè, qua se avete Ubuntu. Niente, si scarica l'installazione, si installa e poi si apre un programmino, si apre normalmente. Dopo averlo installato, voi aprite il gioco normalmente, andate su un oggetto, premete Ctrl D e lui vi mostra i dati del vostro oggetto e se andate su Search, anche senza cliccare, apre la ricerca per il mercato. Assicuratevi che qua in alto ci sia scritto Ancestor, altrimenti cliccate qua, vi apre le opzioni e andate sul... o se giocate in Arcor, andate su Arcor, mettete le vostre cose. Qui sotto mettete Exact Value e basta, salvate e siete a posto. Un'altra chicca di questo programma è che qua in alto vi fa vedere il valore dei divine in caos e quanto valgono se cliccate le percentuali dei divine. Io le cinture ve le metto come le ho craftate, però sono la mattina dopo e le fiasche stanno vendendo bene, ne ho già vendute 4-5, mentre le cinture non stanno vendendo per ora, almeno come un po' avevo il dubbio. Quindi vi faccio vedere come le ho craftate. Però non seguitelo troppo, è la prima volta che faccio le cinture e i prezzi sembrano altissimi, secondo me sono spropositati. Non lo so, vediamo. Adesso passiamo alle Stygian Vise. Allora, Stygian Vise cosa mi interessa? Io ho preso delle basi, non le ho neanche guardate. Voglio fare una cintura per me, ho questa ma non mi dà questi gran bonus. Quindi voglio usare queste perché mi danno Trap and Mine Throwing Speed, che per me è la statistica più utile al mondo. Se voi non avete un miner potete guardare le varie essenze e vedere che cosa vi piace. Volete Lightning Resistance? Volete Chaos Resistance? La mettete qua, guardate cosa danno, o se proprio non avete niente che vi interessa, si può sempre fare con Alteration e Orbo Scouring. 1-1-1-1, costano pochissimo, ne comprate un po' e li craftate con questi. Queste invece costano 2 caos una. Ok, guarda, primo colpo. 60 di vita, 40 di force, 46 di lightning resistance. È male questa. Quanto potrebbe valere? 30 caos, 100 caos, 120 caos. Le ho pagate 5 caos l'una anche queste. Cosa gli possiamo craftare su? Questo, easy. Ah, 100 caos. Se sono tutte così, ho trovato un mercato solido. Life, 54 life. Ecco, questa potrebbe essere una cosa positiva di cui non ho parlato, il reduce charge use o roba del genere. Questa qua non ha resistenze, ma se gli metto questa, un divine, io non ci credo valgano così tanto. Sembra impossibile che valgano così tanto.
Sono troppo facile da craftare per valere così tanto. Non... Quanta vita posso fargli su questa? 41,55. Quindi anche questa dovrebbe valere abbastanza. Ah no, questa non ha resistenze. Che scemo. E vabbè. Life, strength, massa umana. Questa mi dà fiasche generate con una vita. Questa mi dà 85 di vita e 60 di mana. Un divine con mana. A me sembra impossibile che costino così tanto. Giuro. 93 di vita. Ok, questa potrebbe costare tanto. Questa ammetto che potrebbe costare tanto. C'ha armor energy shield che fanno schifo. Però a 17 e a 39 flask charge game. Già solo così sono 50 caos. Qui sono 5 divine. Non è un po' sfasato il prezzo delle cose qua, Però, allora, iniziamo a provarne una a vedere com'è. Questa è quella che mi piace di più e ci si può craftare sopra. Sempre un prefisso. Io gli metto sta roba. Sente, però non mi convince. Oh, io provo a spararle su. Allora, questa che è potentissima, la metto un divine. Vediamo come va. Ho speso niente. Non lo so, forse è una mia illusione che valgano così tanto. Però... Allora ragazzi, il crafting è finito. Io sulle cinture non sono convintissimo, non sono un grande esperto, quindi... Cioè, in realtà la volevo craftare per me, l'ho fatto per quello. E... Però i prezzi che ho visto mi sembrano esagerati. Tutte erano segnate almeno un divine. Io ho provato a mettere a 150 caos, tranne ho messo un divine, quella più bella. Anzi, però proverò a metterlo a 2. Che secondo me quella 2 li vale. Però le altre mi sembra spropositate. Ogni giorno abbasso, vi farò sapere a quanto le ho vendute. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace. Se vi interessa quello che faccio, seguitemi. Poi streamo su Twitch. Ho aperto un server Discord in cui si può chiacchierare, si può aiutarsi e così. E basta. Ciao!